con il tocco di Magalini e il pallone va giù. Il punto per la formazione di Verona. Credo che Magalini abbia toccato la rete. La vediamo se l'ha toccata dopo che la palla ha toccato per terra. La rete l'ha toccata dopo che la palla era a terra, non serve. Cioè, va a vedere il check. Cioè. Vediamo se ci sono le immagini. Guardiamo la palla dove è a terra. Sufficienti. Cioè, l'immagine è corretta per vedere se appunto la palla ha toccato terra prima. Toccata, non è fallo, altrimenti sì. Parlando di Magalini, ricordiamo che con l'Italia di Frigoni è stato anche ultimamente campione del mondo, insomma, perciò parliamo di un giocatore, fa parte del gruppo dei nostri ragazzi azzurri, che non è solo nazionale senior ma è anche nazionale subito dopo, che ha tanti valori, tanta qualità, tanti giocatori veramente per far felice Fefe De Giorgi, no? Sì, diciamo che c'è tanta qualità nei nostri giovani, questa è una buonissima cosa. Si sta lavorando bene a livello giovanile e i risultati si vedono nei campionati di categoria. Okay, ma poi ha toccato la rete. Prima squadra. Adesso la guardiamo. La palla ha toccato prima per terra e poi ha toccato la rete, quindi se aveva toccato palla per terra il punto è per Verona. Ok. Come? Purtroppo sì. Purtroppo. Perciò l'invasione l'ha fatta dopo che il pallone ha toccato per terra, quindi il punto è buono. Il punto è di Verona, adesso... Si tratta di far vedere le immagini, sì, non aspettiamo. Le faranno vedere. Non capiamo perché non le faranno vedere le immagini, però sarebbe stato utile per tutti, no? No, abbiamo guardato sia il tocco che forse la mano. Gian Lorenzo Blangini si va a accertare, però ricordiamo che insomma le immagini hanno tante telecamere da verificare, quindi ci si fida, perché è chiaro che certamente. Magalini ha messo giù un punto importante e adesso se ne